Ciao a tutti ragazzi, sono Sergiadre e bentornati sul mio canale. L'ultima su PES. Domani esce FIFA 19 e quindi i pronostici da martedì torneranno con la Champions League. Credo, vi porterò Tottenham-Barcellona, credo, non ne sono sicuro, però sarà da FIFA 19, finalmente. Questa è l'ultima. E chiudiamo con un derby di Madrid secchissimo. Avrei potuto farla su FIFA, sulla demo, però l'avrei fatta in Champions League e preferisco farla con i rosa aggiornati su PES, con magari con la maglia dell'Atletico Vecchia, piuttosto che andare a farla su FIFA, che secondo me non avrebbe senso. Sondaggio, l'ha vinto Real Madrid, come immaginavo, come avevo comunque già preannunciato. Il pronostico di Juventus-Napoli, vi invito ad andare a vedere ragazzi, parità epica, stradominata da una delle due squadre, però comunque sempre parità molto, diciamo, che vi intratterrà. Detto questo, andiamo a, ovviamente, come vi dico, tutte le partite rose sono aggiornate a PES 2019, quindi non a parte la grafica. E la maglia in questo caso dell'Atletico, perché Real non ha neanche la licenza per 2017, quindi gli ho dovuto mettere la maglia di quest'anno. Siamo sul peso 2019. E volevo far notare il controller nuovo, ragazzi, che me l'hanno regalato. Ringrazio il follower azzurro di sera, che mi ha mandato questo bellissimo controller, dimostra la mia squadra del cuore. E non vedo, ragazzi, poter fare un pronostico col Milan, attendo. Da mesi, da mondiale, attendo un big match nel Milan. Avrei dovuto fare Napoli-Milan, però ragazzi, poi per motivi di tempo non ce l'ho fatta. E sto attendendo il derby veramente così, che perderemo, perché perderemo, per poter finalmente utilizzare il Milan o magari qualche partita di Champions League, di Europa League. E un mezzo pensiero su Milan-Olympiacos per ora c'è. Guardate qua ragazzi, è anche ruvido nella parte del pad. Allora, la divisa, adesso andiamo al sodo. Ho trovato anche la seconda maglia, anche se qui segna viola come colore principale, però comunque è nera, che non so perché aveva così inserti rossi e bianchi. Mentre terza non l'ho trovata. L'Atletico Madrid non c'è tanta scelta, o quella bianca e rossa o quella nera. Questa qui, però scegliamo quella nera perché il bianco crea piuttosto problemi. Useremo Real Madrid, però useremo la maglia dell'Atletico come in Juventus-Napoli abbiamo utilizzato la Juventus con la maglia del Napoli, per la felicità di molti napoletani. Per la felicità di molti coccioneros, utilizziamo la maglia dell'Atletico usando il Real. Questo secondo, io lo chiamo sportività, secondo me. Dopo anche il casino che è successo con Sick Wolf, mi sembra quasi un mese fa, ragazzi. Cavolate. Andiamo a schierarci con Courtois 87, che comunque Navas l'hanno portato a 86, quindi anche il ballottaggio è piuttosto significativo, anche se non dovrebbero esserci dubbi. Marcelo, Ramos, Varane, Carvajal, i soliti, Modric, Casemiro, Kroos. Sposto Modric centrale. E lo faccio, anzi no, ho fatto una cavolata assurda. Mediano. Asensio, Benzema e Bale. Qua c'era Ronaldo una volta, adesso non c'è più. E vabbè ragazzi. Isco, Keylor Navas, Nacho Fernandez, Lucas Vázquez, Mariano Diaz, Kiko Casilla, Jesús Vallejo, Dani Ceballos, Vinicius Junior, Marcos Llorente, Valverde, Federico e Odriozola in panchina, mentre lo vediamo a formazione velocemente. Oblak, 89, più forte di Courtois, Felipe Luis, Godin, Jimenez, Arias, Koke, Saúl Ñíñez, Lemar, Kelson Martínez, Griezmann, 90 e Diego Costa. Dall'altro, ragazzi, il giocatore più forte in campo è Griezmann e guardate qui. Forse non si è visto benissimo, ragazzi, perché sono su un divano, però Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. spero abbia Giocatori reso che devono abbastanza. uscire dal tunnel degli Vabbè. spogliatoi da un momento Real all'altro. Madrid, Atletico Madrid, Oggi non si c'è più affronta nemmeno il Napoli e Bernabéu a Atletico. PES, non ci hanno lasciato Ieri nemmeno sera c'era quello. Fabio Caressa, Però qui accanto a me Luca Marchegiani. c'era PES Purtroppo non 2018 vediamo l'ora di il rivivere Vanda, l'emozione c'era, di questa gara. come Ciao a Fabio, buon FIFA 18. divertimento a te e E a tutti gli invece da appassionati PES amanti di storia 2019 delle manco più la sport. licenza all'Atletico Madrid. Eccoli qua, i 22 guerrieri. Capitani Ramos e Antoine Griezmann, tutti e due, come sempre, con le maniche lunghe. Io purtroppo non ho trovato la maglia maniche lunghe di Griezmann, se non l'avrei presa. Anche perché mi sarebbe molto tornata utile.
fa piuttosto freddo e nonostante abbia tipo una sola finestra aperta tutta la casa, che è piuttosto grande, dice non è che ho tre finestre di cui una aperta, ho 20 finestre di cui una aperta. E dopo cioè guardare Empoli Milan e sto veramente congelando. Vabbè ragazzi, con i nostri Courtois non so perché mi ha preso il numero 25, veramente non riesco a spiegare. Sembra in finale faremo entrare Mariano. Se la partita si metterà come Juventus-Napoli, vi ho già spoilerato mezza partita. Non ho letto la panchina dell'Atletico, che me la lascio di solito la panchina. Ops. Sempre nella partita per poter, diciamo, tenere il discorso. Thomas, Salvici, Vitolo, Hernandez, Rodrigo Hernandez, Juanfran e poi me l'ha fatta vedere poco, vabbè. Comunque hanno Thomas in panchina che ha fatto veramente negli ultimi tempi un salto di qualità piuttosto grosso. E ancora questo pallone molto vintage. Sta tenuto a giocare col Nike, come si chiamava, Orden o qualcosa, vabbè. Si inizia Atletico, Real Atletico, dopo la batosta di 3-0, presa col Siviglia con doppietta di André Silva da parte del Real. E questo gli permette di segnare. Ho subito dentro per Benzema! Bravo, bravo Oblak! Bravo Oblak! Non era facile. Calcio d'angolo per il Real. Farò fare lo scatto, ok. Va la lepre repentina cross al centro dove c'è Modric! Che mi ha dato una piccola illusione del gol. Che però non c'è sta. E c'è invece un altro calcio d'angolo. Lepro scatto, ok. Ancora cross, giro, dove c'è Ramos. Niente, ribatte la difesa. Una Griezmann. Ramos profondo, Benzema cosa ha fatto? Cosa ha fatto Benzema? La palla poi rimane lì. E viene spazzata. Cross da fuori! Ha tentato il gol alla Dybala. Però non è Dybala e quindi ragazzi. Rimessa al fondo per Jan Oblak, portiere sloveno, secondo portiere sloveno. Bale, Benzema, viene chiuso. Bale va al cross col mancino dove c'è Asensio, ma non c'è niente da fare. Casemiro da fuori, Murato, Modric! Ancora da fuori ragazzi. Entrare in area è piuttosto complicato perché non è la difesa del Napoli che era molto più scarsa e il nostro attacco molto più forte. Poi diciamo attacco del Real e difesa dell'Atletico quasi si equivalgono. Poi diciamo Real domina in altri fronti, però non è facile penetrare. Conclusione. Teo! Tiro di Kelson Martins, però c'è la parata di Courtois. Ramos mi fa prendere i brividi. Diego Costa! Courtois respinge. Ora diciamo una parata bella a testa. Bravo, bravo. A restare in piedi Carvajal e concedere il calcio d'angolo e non il cross all'Atletico. Che andrà a battere Koke, ragazzi. E adesso Real, cioè l'Atletico non è il Napoli. E lo vediamo da questo colpo di testa di Griezmann. Che l'ho già provato a questa partita. Una l'ho vinta e una l'ho persa. E ti importa comunque 7-3 per noi, però noi, insomma, del Real. Però c'è da stare molto attenti, molto attenti. Appoggia il pallone largo. Tutto quando la palla qua arriva Kelson Martins e poi arriva Koke che calcia al volo! Evita che calcio d'angolo, bravo Carvajal. Bravo purtroppo. Provvidenziale. Carvajal ruba palla in difesa. Bale, atterrato, niente. Allarga il gioco a destra. Carvajal al cross, mette fuori la difesa. Carvajal. Ancora Carvajal al cross, smanacca via Oblak, c'è la sinistra laterale per forza perché non la può. Santiago Arias raggiungere quella palla. Marcelo al cross con Mancino dove c'è Asensio. Troppo debole. E riparte a tre. Tra Kelson Martins che ha vinto tipo tre contrasti di fila. E poi la palla poi arriva a Courtois. Asensio! Dalla bellissima palla di Benzema. C'è andato molto, molto.
molto vicino. È stato molto molto vicino a Sensi. È stato molto molto vicino, ragazzi. Dai, siamo su una strada buona. Siamo sulla strada buona. Siamo sulla strada buona. Bail rimane lì. No! Doppio miracolo di Oblak. Doppio miracolo di Oblak, ragazzi. Asensio ha sbagliato un gol a porta vuota. No, ci credo. Vabbè, ecco 89, ragazzi, però. Dai. Magari poi vince l'Atletico Madrid, eh. Scatto. È l'unica via per provare a fare male. Va cross, a giro sempre. C'è Modric, altro miracolo di Oblak. Gliel'ha messa praticamente in, cioè, era a porta vuota Modric, è rientrato Black. Ancora Asensio, niente, ragazzi. Non si passa da Oblak, non si passa da Oblak. Insomma, tre gol sicuri praticamente. Vabbè, poi siamo tutti attaccati, uno frutto dell'altro. È un'altra cosa, però, ragazzi, credo che almeno il vantaggio ce lo meritavamo pienamente. 6 tiri in porta, 3 per il Real. Ho pure saltato la motion insomma, diversi spogliatoi. Potrei mettere Isco per Casemiro, che comunque Casemiro non ha fatto assolutamente una brutta prestazione finora. Però attendo un pochino per metterlo Isco. Finché c'è cross. Che vede Benzema! Ancora! Ancora Oblak! Io non ci credo, ragazzi. Io non ci credo. Ha senso e c'è Bale! E stavolta Oblak la guarda entrare! La palla di Gareth Bale! Per il tanto atteso vantaggio di Real Madrid, ragazzi. Cross di Asensio per la testa di Gareth Bale, che fa un effetto domino, butta giù mezza difesa del Atletico Madrid, ragazzi. Stava per fare il miracolo pure di Oblak, eh. Entra Vitolo per Kelson Martins, quindi diciamo la velocità sugli esterni dell'Atletico rimane. Però si cala perché era 90 di accelerazione di squadra di velocità di Kelson Martins. E noi mettiamo anche un bel Isco per Casemiro. Mettiamo Modric. Una sorta di regista. Anche se comunque parlo di centrocampista centrale e non mediano. Però ha preso gusto cross a levare queste palle. Però troppo basso per prendere il piede di testa sui cross di Asensio. Modric da fuori, ancora Oblak. Ancora Oblak, ragazzi, io non ho parole. Magari, cioè, venisse tipo al Milan e parasse così Oblak. Bale ruba palla. 2 contro 1, Benzema, Oblak. Oblak, non ci credo. Bisogna regolare, ovviamente, calcio d'angolo. È entrato Isco. Ma cosa sta facendo Oblak? Palla troppo corta. Palla per Benzema. Oblak ancora. Andiamo un po' in difensiva perché qua per me lo va a fare, perché qui Asensio vede Benzema, non lo fanno calciare. E non lo fa calciare nemmeno Bale. Siamo ancora. Se una Saul ribattuto. Angolo per l'Atletico. Ragazzi, è un patimento totale. Oh, ce l'ha fatta entrare nella difensiva. Prima non me lo faccio fare, non so perché. Spazza Marcelo, anche se sei 1,20 m. C'è calcio di punizione. C'è calcio di punizione per il Real. Fallo di Griezmann su Marcelo, evidentissimo. Anche se siamo al 71esimo, questo calcio di punizione potrebbe, speriamo, abbassare un po' i ritmi. Griezmann cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Che palla per Benzema! Che sbaglia! Cioè, guardate qua, che cosa ha fatto Varane
Cioè, che Bonucci prende nota e Pirlo prende la nota e basta. Poi ha calciato poi di sinistro. Adesso questo è il messaggio che deve entrare Mariano Diaz. Dopo se ne faccio entrare anche Vinicius Junior. C'è movimento lì a bordo campo, Entra Mariano Diaz per due Benzema, cambiamenti. ragazzi. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Per esempio, Benzema. Come si fa, ragazzi? Ma come? Cioè, il gol più facile. Vabbè, che Oblak ovviamente ha parato di tutto, però. Oh, veramente rimango perplesso di questo. Chance per Ha senso tirare. calcio da fuori! Oblak, vabbè, con tutte le pratiche che ha fatto, Insidious questa gol del 2-0. è stata Intervento veramente la più strepitoso. semplice. Subire un gol. Bale, 3 di Scodelario. recupero, al cross verso Asensio! Ottima Fuori! azione. Conclusione per Proprio Roma il all'altezza. re è dato di fatto che Real Madrid Ottima l'azione non sulla fascia può arrivare laterale. al Splendide occasioni 2-0. che sono Ormai, riusciti a ragazzi, cioè, creare. è stato un Chiaro, la miracolo Juventus doveva 1-0. fare di Il più, Real Madrid non non può lasciare fare il passare secondo con gol. tanta facilità. Va bene, va E bene. poteva segnare anche stavolta. È decisamente un gran talento. Riesce a determinare da solo l'esito di una partita. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Godin. José Jiménez. Saúl. Godin. Filipe. Palla larga in profondità. Ultima azione, Correa. Se ne va. Se pareggiano veramente, Grande ragazzi, meno movimento male di l'ultima su spazio. PES! E Asensio Griezmann la chiude qui. non vede le linee di Cambiando fondo competenza e è difensiva in un solo vittoria. colpo davanti. Questa è Ma la forza per ragazzi, abbiamo vincere la partita. Anch'io ho partecipato ad Derby. patito le piede Posso dire che dell'inferno. vincere è Oblak ha. un'emozione enorme. Guarda i Non so giocatori. cosa La abbia bevuto a gioia incredibile nei colazione. loro occhi. Magari se Il me lo sacrificio, la fatica, consigliasse, le sofferenze riuscirei anch'io vengono a tutte parare ritirate in come un para lui, momento. anche se non sono portiere, 12 tiri a 4 in E porta, non mi 12 resta tiri che un gol salutarli, solo. compresi i tecnici che hanno Uomo lavorato con questa partita. diretta. Grazie Bale 6 e anche a mezzo, Sandro Oblak ha Cavaccheggiato. dato solo 6 e mezzo. 5 a Diaz. Ragazzi. Io adesso mi godo Empoli Milan. Noi ci salutiamo, ci vediamo su FIFA. Vediamo su FIFA. Qui ragazzi, PES 17 chiude bottega. Magari poi. Chissà. Sicuramente durante l'inverno porterò qualcosa per fare qualche confronto. Ci sta tantissimo, cioè. Per ora va via coi pronostici, però ci sarà sicuramente qualcosa che vi porterò. Lasciate like e iscrivetevi come al solito, ragazzi, che per me è molto importante. Anche insomma per il lavoro che sto facendo sul canale. Ci vediamo alla prossima estate. Veramente connessi perché il meglio deve ancora venire. Ciao!